abbiamo il nostro bel icona colorata, si è creato lo spazio, vedete, viene fuori il messaggio drop, cioè rilasciare per aggiungere l'applicativo, e vedete che automaticamente si è aggiunto l'applicativo con l'opzione mantieni nel launcher attivata, in modo che in effetti il nostro applicativo sia pronto per essere usato. Poi si fa clic normalmente e vedete che funziona. Ecco, finalmente sono riuscito anche a mostrarvi questo punto che era rimasto in sospeso, e non sempre, come vi ho detto, nella VirtualBox funzionano queste cose. E voilà, vedete che adesso, tra l'altro ne approfitto per mostrarvi che automaticamente lo shortcut dall'1 al 10 e lo 0, adesso l'8 se l'è preso la nuova icona dell'analizzatore di utilizzo del disco. Perfetto, finalmente ero in debito anche di questa dimostrazione, ve lo avevo solo spiegata a voce e adesso l'avete vista prima di cominciare l'ultima parte del tutorial, dove spiegherò i vari punti di interesse di Software Center di Ubuntu e poi una piccola dimostrazione della Unity 2D senza accelerazione grafica. Quindi andiamo felici e contenti di essere riusciti anche in questa dimostrazione e partiamo quindi con l'ultima parte, il Software Center. Ecco, Software Center è già conosciuto da almeno da una versione o due di Ubuntu, però rispetto allo stadio di sviluppo che ha raggiunto ora e quello attuale è un po' grezzo, insomma, un po' carente, diciamo, pure a confronto, naturalmente, a confronto del livello raggiunto. Allora, il Software Center di Ubuntu sta diventando uno strumento sempre più completo e anche sempre più simile agli App Store come il Market di Android. Ecco, chi ha uno smartphone Android sicuramente ha già fatto uso del Market per cercare applicativi, scaricarli, installarli, recensirli, dire se secondo i propri gusti, i propri interessi e usi è utile o meno un applicativo, dargli le stelline famose, dall'1 a 5 stelline per dire buono oppure meno buono, per pagare applicativi se si comprano applicativi che non sono gratuiti, eccetera eccetera. Ecco, il Software Center di Ubuntu sta diventando esattamente questo. Adesso lo vediamo appunto nella sua ultima versione, ultima nel senso attuale, la più recente. Allora vi mostro queste caratteristiche. Dunque, prima di tutto ovviamente abbiamo bisogno del Software Center, quindi lo avviamo, tasto su per A, Software Center, vediamo un po', non c'è, scremiamo, magari invece di scrivere scremiamo sistema, eccolo qua, vedete, fra quelle più usate a scremare il filtro già appare senza dover scrivere nulla in alto. Quindi Ubuntu Software Center, facciamo un bel click e voilà, è apparso anche qui Ubuntu Software Center. Magari già che ci sono me lo mantengo nel launcher per futuri usi. Vedete che furia di riempire di icone, eh? Qui comincia a fare la fisarmonichina bella, quindi voilà. E magari già che ci sono me lo sposto anche vicino al gestione di pacchetti, il vecchio, ecco, questo il gestione dei pacchetti Synaptic, nelle intenzioni di Canonical dovrebbe essere completamente sostituito da Software Center che vedete qua. Però non so in che tempi e con quali modalità, insomma, diciamo che è uno degli obiettivi di Canonical di far sparire completamente questo prodotto di gestione dei pacchetti, che è vero, ha un'interfaccia un po' tecnica con i nomi tecnici dei pacchetti software, quella che magari un utente cosiddetto normale si trova un po' perso, un po' in difficoltà, mentre Software Center presenta le cose in modo molto più carino, colorato, ordinato. Ecco, a parte ciò, vedete, questa qui è la schermata iniziale. Allora ingrandiamo ancora un po'. Dunque, andiamo con ordine, me lo sono scritto apposta per andare con ordine, quindi
cominciamo a rimpicciolire ciò che ho già detto. Allora, nella schermata iniziale sono presenti le raccomandazioni per l'utente, gli applicativi che si sono fatti notare, messi in evidenza, e le novità. Allora, le raccomandazioni sono un po', cioè non un po', sono una scelta, una piccola scelta di software che secondo il nostro sistema, il nostro Ubuntu Software Center, potrebbero interessare proprio noi. Non so cosa ci stia dietro, se ci stiano delle statistiche di software che abbiamo installato e quindi vedendo da quali categorie abbiamo installato software, queste raccomandazioni sono dedotte da lì, nel senso che se io, per dire, ho installato molto software di grafica, nelle raccomandazioni verosimilmente avrò altro software di grafica. In questo senso, non so cosa ci stia dietro queste raccomandazioni, però ho già notato, aprendo a distanza di tempo questo Ubuntu Software Center, che le raccomandazioni cambiano sia in numero che in contenuto. Provo a cliccarci, ecco, per esempio AB Word l'ho già visto altre volte, ma IFTE no, per esempio. Cioè, non so bene quale meccanismo ci sia dietro, però una prima novità rispetto alle versioni precedenti è che in cima si viene salutati, vabbè, ancora in inglese ma lasciamo perdere, benvenuto, di ritorno, bentornato, e voilà, il primo link, raccomandazioni. Magari fra quelle sei voci qui c'è qualcosa che ci interessa, già lì, subito preselezionato per noi. Poi, queste c'erano già, ci sono le sezioni, quindi tutto software che notate qui in basso nella barra di stato attualmente come pacchetti disponibili, tutti i repository, ce ne sono ben 33.803, possono sembrare pochi rispetto a le centinaia di migliaia di applicativi del market di Android, ma per un sistema Linux centralizzato che funziona poi più o meno con lo stesso meccanismo di Android. Comunque, ripeto, un sistema Linux che è open source, che si sviluppa man mano a seconda delle esigenze degli sviluppatori, per interesse personale o quant'altro, e non necessariamente per un'azienda che paga lo sviluppo di un certo software. 33.803 soluzioni non sono per niente male, ma il tutto, queste cifre sono comunque destinate a crescere. Più Ubuntu prende piede, più ci si interessa e più ci sarà software a disposizione. Per il momento sono 33.000, stiamo andando verso i 34.000. Allora, dicevo, siccome sono comunque già tante, per ritrovarsi in mezzo a tutto questo bailamme di software, lo stesso, tutte queste scelte sono state suddivise in categorie, in sezioni: gli accessori, giochi, istruzione, ufficio, scienza, ingegneria, bla 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 bla, eccetera. E qui è già un prefiltro, un po' come nella nostra lens delle applicazioni abbiamo tutte queste categorie, accessori, accesso, giochi, vedete, alcune addirittura si ripetono fra software center e la nostra lens del nostro sistema, ovviamente perché il software che installiamo è categorizzato e quindi si ritrova qui ufficio, multimedia, eccetera. E quindi qui, cliccando su queste categorie, vedete, da scarica software, che è la categoria di livello superiore, si scende ufficio e qui è già scremato, prescremato, e poi qui c'è ancora il campetto per cercare quello che ci interessa. Poi un'altra novità è nella pagina iniziale, sempre nella pagina iniziale, il pannello in evidenza. Ecco, in evidenza dovrebbero essere quelli, i software che hanno ricevuto le recensioni migliori, quelli più scaricati, quelli più apprezzati, insomma. E in effetti vedete le stelline, un po' come nei market di Android, vedete le 5 stelline, ottimo, eccellente, eccezionale, 4 stelline, 4, eccetera. Qui in basso, in questi pannelli particolari, c'è anche quella novità qui sotto, ci sono questi pallini che passano diverse serie di 4 icone alla volta. Si può anche tornare, forzare il percorso di queste pallini e vedere i vari software
che sono molto apprezzate dagli utenti che le hanno già scaricate.